bene. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video insieme a Ivan Giussani ed Eddie Janno. Oggi ragazzi siamo qui con un video mega interessante, perché come avrete visto quel pazzo di Ivan si è voluto comprare un FS4 e mezzo. Che hai preso l'FS, che dovevi prendere la macchina perché costa troppo la macchina. Aspetta, tutta una scorrenza, non metterla da questa parte. Per chi non lo conoscesse, lui è appunto un Husqvarna FS4 e mezzo ed è sostanzialmente una moto assolutamente esclusivamente usopista. Per ora. Come tutte le moto usopista, quindi non ha fari ovviamente, non ha frecce, non ha targa, non ha nulla di nulla, e addirittura non avrebbe neanche delle gomme normali, perché a quest'ora dovrebbe montare delle gomme slick. Ma visto che siamo su un asfalto un po' sporco, Ivan ha avuto la brillante idea di smontare i cerchi dal suo K e di montarli sull'Husqvarna. Per un miracolo per l'altro c'è riuscito, così non dobbiamo avere paura a fare spari e cose del genere. A proposito ragazzi, come vedete siamo in una strada assolutamente chiusa al traffico, per cui se volete fare cose di questo tipo ricordatevi di fare tutto in sicurezza. Bro, mi sono completamente dimenticato di presentare anche il mio K. Quando c'è una roba del genere non è vero bro. Oggi sono venuto anche ovviamente con il mio K690, perché come avete visto dal titolo l'intento di questo video è proprio quello di fare uno sparo per vedere se sta davanti effettivamente un 4 e mezzo, o se il mio 690, che è un 700 di cilindrata, riesce a starli davanti. Ma onestamente ho i miei seri dubbi. Non lo so se starà davanti l'FS. Con questa c'è il launch. Questa moto ha l'opzione launch control, tra poco ve lo spieghiamo. Io vi dico che previsione, però fatemi sapere anche voi con un commento qui sotto, secondo voi come può andare a finire la cosa. L'Husqvarna per forza deve stare davanti. Se non sta davanti è perché o lui non sa partire, anche perché il mio KTM ha 74 cavalli, questa qua dovrebbe averne 63. Però pesa molto molto di meno, è molto molto più pesante il mio cappone rispetto all'Husqvarna. Quindi signori, poche chiacchiere, vi faccio vedere questa motona e possiamo cominciare. Va bene signori, quindi andiamo a provare sta bestiolona, che tra l'altro non aveva il cavalletto ed era per quello che si stavano praticamente accoppiando le nostre due moto. La provo un attimo raga, giusto per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. A parte il sound, che è tanta roba, vi faccio vedere un po' così in velocità. In prima non apro perché onestamente ho paura, ma come potete vedere raga è veramente una bestia di Satana. In video non so se rende, lo continuo a dire, ma è davvero tanta roba, forse troppa roba questa moto. Cioè considerate che raga riesco ad alzarla io praticamente di gas. Sono in terza raga, cioè in terza marcia si alza di gas con Edoardo Giannone che guida. Questo la dice lunga raga. A 30.000 like, fai 1000 episodi, impariamo ad impennare con questo. Va bene, si fa bro. Proviamo ad usare il mio cappino a sto punto. Lo devo anche scaldare un po', perché prima l'ha usato Ivan proprio un attimo per registrare il suo video, che ovviamente raga trovate nella descrizione, il video in cui io provo l'FS per la prima volta. Allora, l'unico vantaggio, raga, che se proprio proprio posso avere io con sto K è che io ho il cambio elettronico. Lui no. Onesto, poi per quanto riguarda tutto il resto, non lo so. Oh, io non mi assumo responsabilità, eh. Vabbè, bro, vediamo se cade la GoPro, amen. Mi fai vedere una prova di partenza tua? Raga, io davvero non so partire, non sto scherzando. Come vi dicevo, raga, lui ha launch control. Per ora lo facciamo senza. Vai. Raga, cosa vi devo dire? Cioè, è una bestia di Satana. Io devo riprendere un po' il feeling col K invece, perché non faccio partenze con lui da una vita. Non lo so però, ora che ho fatto la partenza col K, raga, mi sono anche abbastanza ricreduto, devo essere onesto. Non posso farmi mangiare da Edo anche stavolta. Io vado a disattivare il traction control. Facciamolo, bro. Prima senza launch. 3, 2, 1. È partito prima, raga. È partito molto prima. Avevo mollato perché ero partito prima. 3, 2, 1. Tutto il boost di velocità me lo dà il cambio elettronico. Me l'ha dato il cambio elettronico, perché sennò eravamo veramente lì attaccati. Madonna, incredibile. Raga, cioè, è quasi la metà della mia cilindrata, Rifacciamolo un'altra. Zio, metti il launch. Io faccio 5, 4, 3. Al 3 o al 2 mi fermo perché mi devo concentrare. 5, 4, 3. No, raga.
si impenna troppo sta moto. Porco Dio. Bisogna stare più distanti nella partenza. Devo avere un po' più di agio, se no è un casino. Ti sei spaventato? Sta moto si impenna troppo. Zio. Proviamo a farne uno in velocità. Io metto la seconda. Al cartello della rotonda partiamo. Dai, dai. Col culo indietro per avere più trazione sul posteriore. Madonna mia. Ma che c***o. No, non mi aspettavo che si impennasse così tanto. Sei impennata di brutto, Ivan. Ti ho detto. Apro, poi ti sei dimenticato che hai un 4,5. No, dobbiamo riprovare, fra. Sai come lo riproviamo? Scambiamoci di moto. Prova a farne una. Ah, tieni proprio l'imitatore? No, raga, c'ho paura a partire con questa moto. No, raga. No, sinceramente ho tanta paura. Proviamolo, raga, ma non ho aspettative, ve lo dico già, perché non è mia sta moto. Io non so partire con sta moto, ho paura. Prova il launch. No, è già tanto partire così, eh. 5, 4, 3, 2, 1 e ciao. Quanto prima sei partito? Fare gli spari con Ivan, raga, è un disastro. 5, 4, 3, 2, 1. Vabbè, no, raga. Mi spiace purtroppo non avere un vero e proprio metodo di paragone, ma io con questa ho tanto paura a partire. È veramente too much per me. Voglio provare l'ultima volta con 4,5. Ma perché c'ho il telefono sempre con le sveglie io? E te c'hai 8 sveglie all'ora. Ma tu partivi con il traction o senza? Senza. Provo in seconda. 5, 4, 3, 2, 1. Dietro, è incredibile davvero. Sapete che forse va fatto in seconda? Facciamo l'ultimo in seconda. 5, 4, 3, 2, 1. Madonna, questo è tosto, eh. Mi sono anche spaventato, sono arrivati lunghi. Mi sei impennata tanto in partenza. Quella, Ediano si è gasato. Dai, zio, basta. Si è preso bene Ivan, incredibile, cioè ha sempre odiato fare i video sulle partenze. Oggi abbiamo fatto 500 partenze. Ho bruciato più frizione oggi che nel video delle impennate con Ivan d'inizio anno. Gasatissimo raga, incredibile. Allora zio, ti sei gasato? Perché è la seconda volta che uso la moto, non so partire. In seconda già la situazione era diversa. Potevo permettermi di esagerare un po' di più. Che alza troppo. Il problema è quello. Parere onesto, lo diranno loro. Se dai sta moto in mano a qualcuno a uno che sa partire, ti mangia zio. Anche secondo me. Poi in lungo questa ti prende per forza. Vabbè, è ovvio, zio, è ovvio, ovvio. Come ogni video della serie di video in cui faccio gli spari con le varie moto, il vincitore sarete voi a decretarlo. Oggi sono stato avanti io, però la moto di Ivan secondo me, raga, va molto di più. Non uccidetemi, per favore. No, raga, non è che è colpa di Ivan. Cioè, avete visto anch'io che modestamente le partenze con i mezzi comunque bene o male le so fare. Sinceramente mi cago sotto con quella moto lì. Poi non è mia, l'ho utilizzata una volta ora e per l'amor del cielo. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Ricordatevi anche di seguirmi sul mio profilo Instagram, @diianno, come al solito. Noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video e adios. Yeah.